Allora, giusto lo dico, è un mito, come noi diciamo, lui ha scritto la Bibbia dei Pupari, no? E quindi sino all'ultima generazione dei Pupari è stata una grande guida, perché il Puparo, gli ultimi Pupari facevano fatica a leggersi i versi, e anche, adesso non voglio dire a capirli, ma i testi originali sono impegnativi. Se già è impegnativo un boiardo che ha un linguaggio abbastanza accessibile, immaginiamoci poi nel ciclo arturiano, che è il linguaggio ancora più difficile, più contorto. E quindi il giusto lo dico è stato il massimo per i pupari sino all'ultima generazione. Così il pupara non aveva la fatica di leggersi tutti i versi. Non aveva la fatica di interpretare le cose, ci ha pensato, giusto lo dico, sino agli anni 50. Oggi è difficile seguire, giusto lo dico, perché la cultura moderna, la filologia, tutto un insieme di situazioni, tu vai a ricercare, noi stessi, per esempio, che abbiniamo al teatro le canzoni, quando si è trattato di cercare di mettere a punto queste cose, ci siamo trovati le scuole, che viene un insegnante e ci dice: no, guardi, Ruggero era così, così, così. E allora l'insegnante, a qualsiasi livello di scuola, non ha letto, giusto lo dico, ha letto Ariosto, ha letto Poiard. Quindi la scuola ci ha spinto a trascurare un po', perché questo meccanismo di non popolarizzare, di semplificare il testo originale, ogni tanto ti portava fuori. Faccio un esempio brevissimo: la morte di Ruggero, ci sono cinque versioni, mentre una versione può funzionare, che è quella che è originale. Poi le interpretazioni, uno può far morire Ruggero come vuole. E allora il mondo scolastico ci ha obbligato a utilizzare i testi originali. E noi stessi utilizziamo molte volte come collegamento o come chiusura i testi originali, che sono quelli del Boiardo, dei vari autori.